Buonasera a tutti, grazie a Unione Italiana Vini e al rapporto che ormai dura da anni nella collaborazione fra Unione Italiana Vini e i ricercatori di tutta Italia. Volevo partire proprio dallo slogan che hai lanciato. Agricoltura di precisione, viticoltura di precisione non possono che trovare per essere accettati la declinazione sostenibile, perché agricoltura e viticoltura di precisione costituiscono uno strumento e come qualsiasi strumento possono essere usati per sfruttare o per migliorare le situazioni. E veniamo al mio intervento. Volevo farvi, anche attraverso alcune esperienze, alcune riflessioni su quello che andremo a sentire negli esempi pratici. Probabilmente siamo all'inizio e alle soglie della terza rivoluzione in agricoltura, diciamo almeno il terzo passo evolutivo. Questo si vede noi ricercatori perché vediamo l'importanza che assume la realtà aumentata, le nuove tecnologie. I nostri studenti ci danno la percezione di questo, i nostri studenti che sono dei nativi digitali, e tutto questo ci impone una grandissima attenzione a quello che dicevi, cioè alla formazione. Stamattina Ruggero Mazzilli diceva: non sono macchine da comprare, sono menti da formare, professionalità da formare, e questo è l'aspetto più importante. Il primo passo evolutivo, la prima rivoluzione, non dobbiamo scordarcelo, fu la derivazione agraria dell'illuminismo che portò alle scuole di agricoltura, e quindi è un percorso che dalla zappa porta oggi al satellite. È un'epoca giovanile in questa storia del rapporto fra uomo e viticoltura, uomo e madre terra, che ha, come tutte le epoche giovanili, dei momenti anche crudi, anche di contrasto e di incertezza. Tenete presente che dopo queste scuole di agricoltura, a cui avevano accesso gratuitamente i figli dei mezzadri e cui potevano partecipare pagando i figli dei proprietari, portarono a una rivoluzione nell'aspetto dei campi, che divennero regolari. I campi in Toscana vennero fatti a fiato di bue, ma anche nelle altre zone. Tenete presente che in questo periodo, anche a seguito della seconda rivoluzione, la rivoluzione verde del secondo dopoguerra, la meccanizzazione ha portato a un aumento della produttività del lavoro umano di 400 volte in quelle che sono le operazioni della raccolta e di 800 volte in quelle che sono le operazioni di lavorazione del terreno. E questo è stato un fatto estremamente positivo, soprattutto per quanto riguarda la fatica delle lavorazioni del terreno. La ricerca ha portato in quest'ultimo periodo, in questi ultimi 70-80 anni, ad un incremento di quelle che sono le condizioni di benessere e di produttività all'interno delle risorse agrarie. Però questa, la seconda rivoluzione, è la rivoluzione delle macchine, la rivoluzione la derivazione agraria della rivoluzione industriale, che oggi possiamo chiamare la generazione del fossile. Io appartengo alla generazione del fossile, e quella che io ho vissuto è la rivoluzione verde, che serviva a garantire cibo, a far aumentare il cibo, a spingere sulle produzioni. Oggi l'obiettivo è quella della sostenibilità, della smart agriculture, e abbiamo le grosse opportunità delle generazioni del bio e del digitale. Per cui ci sono stati errori nella progettazione, errori nella gestione, e quello che si sta recuperando attraverso appunto queste nuove tecniche è la capacità di monitorare, la capacità di osservare metro per metro, pianta per pianta, animale per animale, con una conoscenza sito-specifica, georeferenziata. Ecco la tecnologia che ci aiuta a recuperare la grande complessità
della scienza agraria, attraverso tecniche, ma attraverso quella che oggi viene chiamata la realtà aumentata. Per cui l'agricoltura di precisione non è tecnologia, non va prima di tutto comprata, ma va acquisita come mentalità, come modo di fare, come conoscenza, e la tecnologia rende possibile dominare queste conoscenze su grandi aree, su un gran numero di fattori. Abbiamo a disposizione un universo di sensori, di tecnologie che portano i sensori, di modelli che usano i segnali che danno i sensori, che si trasformano in informazioni, in dati che poi vengono trasformati in informazioni, che riescono a darci la percezione di quello che sta vivendo la pianta, di quello che sta vivendo il terreno. Perdonatemi. Questo è il ciclo. L'agricoltura è di precisione, è monitorare, acquisire, prevedere, prescrivere e attuare un'applicazione a ratio variabile a seconda delle necessità. Quello che deve uscire fuori sono sistemi di supporto decisionale. Quello che veniva detto prima dal nostro presidente è che l'ultimo miglio deve essere dell'azienda e degli agronomi, per cui tutti questi sistemi, tutti questi dati devono arrivare a sistemi di supporto alle decisioni. Non possiamo pensare di acquisire un sistema che ci dia la decisione già fatta, già precostituita. E abbiamo, qui vedo Marco Vai che è arrivato, abbiamo notevolissimi esempi che si stanno sviluppando, dalla raccolta differenziata alla irrorazione differenziata secondo quelle che sono delle attuazioni a ratio variabile nei sensori oppure mappe di prescrizione. Abbiamo tutto il capitolo dei robot che sta nascendo e che probabilmente potrebbe avere un grosso sviluppo. Pensate ai trattamenti che si fanno in zone come il Candia o le Cinque Terre o zone terrazzate. Probabilmente sia l'inquinamento che la pericolosità per l'uomo verrebbero meno con l'uso di questi mezzi. Abbiamo la possibilità di tracciare quello che facciamo e di correggere eventuali errori, oltre che di dire cosa abbiamo fatto e quali sono stati, e qui avremo una relazione specifica, quali sono stati gli strumenti di controllo di quello che stiamo facendo nella gestione dell'azienda per renderla virtuosa, sostenibile. La cosa più importante sono i nostri studenti, i nostri giovani e la capacità di percepire, di acquisire questa realtà aumentata, recuperando quella semplificazione che purtroppo noi abbiamo fatto. Tutto questo sistema deve trovare attuazione in un sistema multiattore comprensoriale che veda tutte le diverse figure unite per arrivare all'obiettivo. Deve essere un sistema di sviluppo endogeno, bottom up, dal basso verso l'alto, deve essere un sistema di sviluppo inclusivo di tutte le realtà aziendali, anche quelle più piccole. Grazie.